Milano batte Carpi in gara 3 e va alle semifinali nazionali contro Ravenna. La notizia in sé è semplice, una riga che però scalda i cuori dei tanti appassionati che potranno tornare a riempire il Pavesi sabato 25 maggio per gara 2. Carpi veniva presentata come la mista terribile, partiva da favorita e forse lo era anche, ma battuta dopo battuta, ricezione dopo ricezione, i ragazzi di Maranesi hanno sovvertito il pronostico. Ma non si parli di impresa perché l'Italia vale questi palcoscenici e lo ha dimostrato, è entrata in quella modalità playoff coniata da Capitan D'Aoglio, cambiando volto e mentalità, lasciando i tentennamenti nei ricordi della stagione regolare. Gara 3 è una storia, Milano batte con forza e precisione mandando in crisi la ricezione emiliana e di conseguenza l'attacco, e anche quando la check vola sul 16-13 nel set d'apertura, la sensazione che la propria volley ci sia è un miss di Ningor e tre errori dei padroni di casa rimettono in parità il parziale prima della volata finale 25-21. Milano ne ha di più fisicamente e mentalmente, ha un D'Aoglio decisamente MVP, specie nel secondo set dove piazza il primo break 18-20 e quello decisivo che vale il 25-23. Due set avanti e un cuore grande così, Milano ormai la partita in mano e con la giusta maturità la chiude alla prima occasione utile, gestendo con serenità 17-12, il terzo set chiuso 25-17, finisce 3-0 e la sensazione che potesse accadere ha accompagnato la Power Volley in ogni istante di questa serie, il linguaggio del corpo e delle emozioni non ha tradito e questa consapevolezza tornerà utile contro Ravenna. Milano c'è perché è un gruppo di carattere e ha qualità individuali di primo ordine, la pallavolo nazionale è avvisata. Se il bello arrivava con la serie contro Carpi, con Ravenna sarà stupendo esserci e sognare. No, I know how.